Bravo questo intervento, io vi dico solo due cose rapidissime, prima di tutto benvenuti nel nostro planetario. Qualcuno ha visto anche lo spettacolo prima, credo, che in fondo un pochino ha raccontato un po' di questi argomenti, vi ha messo un po' sul gusto, il professore approfondirà maggiormente quello che avete visto nello spettacolo. Allora, la conferenza è l'origine delle stelle e dei sistemi planetari, e rientra in un ciclo di conferenze che quest'anno siamo riusciti a proporre gratuitamente alle scuole, che è stato patrocinato anche dal MIUR, e rientra in un progetto un po' più ampio quest'anno che sta concludendosi, è l'anno della luce, l'anno internazionale della luce. Capite bene che l'argomento si sposa perfettamente, origine delle stelle e dei sistemi planetari. Il professore vi racconterà come nascono le stelle, come nascono i pianeti, fonte, soprattutto le stelle, fonte di luce, e la luce anche nei suoi aspetti tecnologici, cioè come informazione, come quello che noi utilizziamo per indagare questi oggetti. Se la luce non arrivasse a noi di questi oggetti, non sapremmo assolutamente nulla. Ci racconta un sacco di cose dell'universo, è il messaggio principale che noi riceviamo. Il professor Massaglia, professore ordinario di astrofisica all'università, fa parte anche del nostro comitato scientifico, quindi ci conosce perfettamente, quindi ho il piacere di passargli la parola, spero che la conferenza vi piaccia, e soprattutto al termine della conferenza, se avete delle domande, per favore fatecele, noi abbiamo il piacere di avere un professore che può rispondere a tutti i vostri curiosità, quindi fatele, non abbiate paura di porcele. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono riuscito a vedere bene qui? È un po' inciso dalla luce, però se conviene. Va bene, allora qui vi faccio un breve sommario di cosa vedremo stamattina. Allora, la prima parte riguarda in generale come si forma una stella come il Sole. Vediamo in che condizioni sono più opportune per la formazione di una stella e che cosa implica questo. La seconda parte invece, la seconda riga è una parentesi. Visto che siamo all'anno della luce, cercherò di spiegare alcuni concetti molto semplici di come noi facciamo a sapere le grandezze fisiche che sono di materiale, di gas, di polveri, di appunto, materiale che compone le stelle, che sono lontane da noi tantissimo, sono lontane da noi, non so, centinaia o migliaia di anni luce. Quei pianeti, non so, qualcuno di voi che era qui dentro, quei pianeti intorno delle stelle che si vedevano prima, sono lontane centinaia di anni luce, cioè sono proprio, che c'è creata di anni luce, come possiamo vedere poi è proprio vicino a casa nostra, insomma, però sono comunque molto più distanze. Poi cercherò di dire da queste stelle che si formano come succede che si formano intorno alle stelle dei pianeti, come il nostro sistema planetario. Non so se vi siete mai fatti la domanda perché tutti i pianeti che stanno intorno, che ruotano intorno al nostro Sole, sono tutti sullo stesso piano, tranne Plutone che ha una origine diversa. Sono entro 7 gradi, sono tutti allineati e ruotano su un piano che è lo stesso. Quindi questa è una conseguenza di come sono stati originati questi pianeti. Vabbè, poi vedrò di dare alcune condizioni che hanno poi visto qualcuno di prima che sta dentro, io cercherò di proseguire un attimo il discorso su quali sono le condizioni che noi pensiamo siano indispensabili per l'evoluzione non di una vita allo stato monocellulare, pluricellulare, di elementi semplici, ma una vita complessa, cioè di organismi complessi come il nostro. Va bene, allora iniziamo la discussione. Questa è una galassia spirale, per esempio, la nostra galassia, sempre quelle che hanno visto prima, è una galassia spirale barrata, che somiglia un po' a questa, ma non è proprio esattamente questa.
Questa è una galassia che, che noi vediamo dall'alto, e quello che caratterizza questa galassia è che la stiamo guardando nell'infrarosso e non nell'ottico. Nell'infrarosso, adesso non so bene quanto avete discusso questi argomenti nei vostri corsi, al liceo, l'infrarosso ha, rispetto alla banda ottica che noi vediamo, ha una lunghezza d'onda un po' più grande, e quindi noi non la possiamo osservare direttamente, ma deve essere osservata da strumenti opportunamente raffreddati, perché l'infrarosso è la luce che proviene da oggetti che sono, hanno un certo calore, va bene, sono caldi, ma non tanto caldi, perché se fossero più caldi emetterebbero lunghezze d'onda un po' più piccole, e quindi come quella, come la luce che si viene dal Sole, la luce che viene dal Sole noi la vediamo perché il Sole è molto. Allora, questi, quindi dire che questi oggetti che emettono l'infrarosso hanno una temperatura, non hanno una temperatura, va bene, ma non è tanto elevata, dell'ordine delle centinaia, decine, centinaia di gradi Kelvin. Non so se dico delle cose che se non... Avete visto cos'è il grado Kelvin, cioè la scala assoluta, va bene? Quindi stiamo parlando di temperature relativamente basse. Tutto nell'universo ha una temperatura, va bene? In realtà noi qui sulla Terra, intanto faccio delle divagazioni, noi sulla Terra creiamo le temperature più piccole dell'universo. In laboratorio creiamo degli oggetti di temperatura che sono 10 alla meno 6 gradi Kelvin, va bene? Cosa inesistente nell'universo. Va bene, l'universo non ha temperature così basse. Va bene, quindi queste sono quelle che noi chiamiamo nubi molecolari. Che si chiama nubi molecolari. Allora, cosa c'entra nubi molecolari con l'origine delle stelle? Le nubi molecolari sono la sede di origine delle stelle. Quindi in una galassia ci sono tante nubi molecolari. Vedete che hanno una temperatura dell'ordine della decina di gradi, hanno una densità che è 1000 volte quella del mezzo interstellare media. La densità del mezzo interstellare media è di una particella per centimetro cubo. Cioè, in ogni centimetro cubo c'è una particella. Particella vuol dire essenzialmente un atomo di idrogeno. Una molecola di idrogeno. Qui, in questa atmosfera nostra, ci sono 10 alla 19 particelle di idrogeno. Ci sono 19 ordini di grandezza di più del mezzo interstellare. Va bene? 19 ordini di grandezza è un 1 seguito da 19 zeri. Quindi vedete le estreme condizioni che sono comuni nell'universo rispetto alle condizioni che abbiamo sulla Terra. Cioè, l'universo è un luogo dove noi non ci possiamo stare, bene? Tranne proprio qui dove siamo adesso. Bene, quindi la temperatura è una temperatura di 10 gradi Kelvin, per una temperatura normale qui è di 300 gradi Kelvin. Quindi cominciamo a parlare di paragoni. Le dimensioni di queste nubi molecolari sono di da 1 a 300 anni luce. Cioè le dimensioni sono di 1 a 300 anni luce, sapete cos'è un anno luce? Cioè, un anno luce non è una misura di tempo, ma è una misura di spazio, e la luce, il tempo, lo spazio percorso dalla luce in un anno. Allora, le masse di questo oggetto sono dell'ordine di 100.000 a 10 milioni di masse solari, cioè come il nostro Sole. Quindi vedete, quando si parla di dimensioni astronomiche, ha un senso. Cioè, in astronomia ci sono delle dimensioni che non sono comuni alla nostra esperienza quotidiana. La nostra esperienza quotidiana ha a che fare con delle dimensioni della vita comune, cioè la nostra altezza, le dimensioni dello spazio che percorriamo andare a scuola tutti i giorni. La vita media di questi oggetti è di 10 milioni di anni, che, non vi detto così, sembra una quantità grande, ma in realtà rispetto alla vita della galassia o anche solo della stella, della pianeta Terra o del Sole, è una quantità minuscola. Anche qui i numeri che si danno sono astronomici, bisogna sempre cercare di paragonarli a qualcosa che noi conosciamo, altrimenti non hanno nessun senso.
Benissimo, allora di nuovo chi è stato qui prima ha visto Orione. Orione è una costellazione che adesso si vede nel nostro cielo, è ben riconoscibile, fa parte di, vedete qui ci sono, c'è il corpo di Orione, c'è la cintura di Orione, queste sono le stelle che fanno parte della costellazione, queste stelle sono ben allineate, però attenzione, le loro distanze reali sono grandissime, bene, noi le vediamo proiettate, ma non sono tutte alla stessa distanza, hanno distanze tra, la distanza da noi è molto varia, solo che vediamo proiettate ci sembra che sia vicino. Sì. Allora, là, quello che noi andiamo adesso a discutere un secondo, che si chiama il nube di Orione, una nube molecolare, una delle tante nubi molecolari che abbiamo visto che ci sono nella nostra galassia, sta proprio qua, diciamo sta qui come proiezione, va bene? Ecco, qui avrei schiacciare un attimo, ma questo è semplicemente di là. Ho messo alcuni filmatini che molti dei quali trovate su internet, alcuno no, però sono una palazza più indietro in particolare. Allora, questa è un montaggio, vedete che ci stiamo avvicinando all'Orione e questo oggetto qua è la nube di Orione. È una nube molecolare, all'interno di questa struttura si formano le stelle. Formano le stelle, potete vedere adesso alcune stelle in formazione, la luce di questa è vista nell'ottico, la luce è luce che è prodotta dalle stelle che stanno dentro, quindi che illumina il gas in sé è freddo, di per sé è meno. Ecco, come si formano queste nubi? Allora, queste nubi si formano in seguito a molte esplosioni di supernova. Quindi dovete pensare a un processo che continua, la nostra galassia è vecchia di miliardi di anni, cioè il Sole ha 5 miliardi di anni, e c'è un ciclo. Si forma la galassia, cioè si formano questi addensamenti estremamente grandi, all'interno si formano le stelle, queste stelle hanno una loro vita, su cui non andrò proprio a distinguere, però è una vita che dura a seconda delle loro masse da centinaia di milioni fino a 10 miliardi di anni, cioè il nostro Sole durerà tanto, va bene? Ha ancora 5 miliardi di anni di vita, e a seconda delle masse, quindi una massa solare come la nostra ha una vita di 10 miliardi di anni, se andate a prendere stelle più grandi, le stelle più grandi durano molto di meno perché consumano subito tutto il loro carburante. E come finiscono le stelle? Finiscono le esplosioni molto spesso, il Sole no, ma le stelle più grandi del Sole, oppure in situazioni come queste che vi sto descrivendo adesso, finiscono le esplosioni di supernova, cioè restituiscono il loro mezzo, il loro gas, i loro polveri, ma polvere non tanto, più altro gas, lo restituiscono al mezzo intestinale. Quindi si formano dal mezzo interstellare, si formano dalle nubi molecolari e restituiscono il materiale dopo questo nelle nubi molecolari e costruendo altre nubi. Quindi è un processo che va avanti, non durerà in eterno, bene, perché c'è il secondo principio della termodinamica che si dice che questo ciclo non è un ciclo che continuerà per sempre, va bene? Perché non tutto il gas viene rimesso in giro, ne rimane un pezzo a volte dentro, che in forma di stelle di neutroni o di buchi neri che non viene più rimesso in circolo. Allora, in questo caso, se noi facciamo andare avanti questo filmatino, vediamo l'esplosione di una supernova e questa esplosione della supernova arricchisce di gas il mezzo da cui si formeranno altre stelle. Come vedete, questo è un sistema binario, è un sistema composto da una stella grande, una stella che vedete gialla e da una compagna che vedete anche poi c'è la cosa supernova e il gas viene ridistribuito nel mezzo interstellare. La compagna, adesso non voglio dilungarmi perché è un argomento a parte, ma diciamo una compagna compatta che può essere una stella di neutroni o una nana bianca, mentre la compagna più grande, quella che cede massa,
e una stella che può essere una stella di sequenza principale, cioè una stella un po' più grande del Sole. Allora, da questo tipo di esplosioni, di supernova, e quelle, sono questi eventi che danno, che riforniscono di gas nel disegno molecolare. Va bene, quindi le nubi molecolari devono avere delle condizioni fisiche affinché sia possibile la formazione di stelle. Allora, quali sono i principi che fisici, della fisica, che ci dicono che questo è possibile? Innanzitutto la temperatura, che è bassa, pochi gradi Kelvin, abbiamo visto prima, è relativamente densa, 1000 particelle per centimetro cubo, o 5000 o 2000, in astronomia anche 1000 è uguale a 2000. Una differenza, visto che si tratta di numeri così grandi, quello che conta è l'ordine di grandezza, cioè 1000 è diverso da 100, però 1000 e 1500 sono più o meno la stessa cosa. Allora, il materiale è denso, sempre relativamente a quello del mezzo interstellare, è freddo, questo è freddo in assoluto. Allora, in queste situazioni è favorevole quello che si chiama soddisfacimento di quello che si chiama criterio di Gibbs. Allora io adesso dalla prossima slide ci sono le uniche formule di tutta la mia discussione, va bene? Però a volte un qualche formuletta è utile. Allora, quello che vi dico io stamattina è semplificato, va bene? È estremamente semplificato, quindi c'è tutto, ci sono tutti i calcoli dietro, diciamo, c'è tutta la fisica dietro, va bene? Cioè l'astrofisica vive di fisica e la fisica si basa sulla matematica. Quindi quando voi nelle vostre lezioni vedete matematica, vi dite basta matematica, però serve per questo, va bene? È utile per la comprensione dei fenomeni fisici e in particolare questa discussione con l'astrofisica. Allora, le condizioni di Gibbs, quali sono queste condizioni? Va bene. Allora, dovete immaginare che avete un mezzo relativamente denso, freddo. Non so se avete mai visto queste cose. Non so, forse i vostri insegnanti possono bene dire cos'è. Allora, avete un mezzo relativamente denso. Supponete di creare, per ragioni, mille ragioni diverse, un aumento di densità in una certa regione, un piccolo aumento di densità. Allora, ci sono due forze che competono. Se è una materia, no? La materia ha in sé la forza di gravità. La massa è origine del campo gravitazionale, quindi il campo gravitazionale tende a far agglomerare, a condensare, si dice, cioè agglomerare la massa. Però quando io incomincio a, non so se avete visto un po' in termodinamica, quando incomincio a agglomerare, a densare la massa, tendo ad aumentare la temperatura. Va bene? Se prendete un gas e lo comprimete, aumentate la temperatura. L'aumento di temperatura tende a far uscire, cioè a farvi riespandere la vostra condensazione. Allora, c'è la competizione tra questi due processi. Va bene? Allora, uno è la tendenza naturale della gravità a condensare la materia, e l'altro è la tendenza naturale della pressione termica a espandere la materia. Allora, il criterio mette uguale queste due cose. Va bene? Allora, se io metto uguale l'energia gravitazionale con l'energia termica, va bene, ottengo il criterio di Gibbs, che mi dice quanto deve essere la massa, perché la relazione tra massa e raggio, temperatura e densità, affinché riesco a, se è più grande di quella, riesco a condensare, se è più piccola non ce la faccio. Va bene? Quindi se avessi un mezzo più freddo, se ho un mezzo freddo riesco a farlo, vedete che la temperatura compare qui, se invece ho un mezzo caldo non ce la faccio, perché devo aumentare questa temperatura e non riesco a farlo.
bene, quindi adesso non voglio andare in dettaglio. Quindi dovete paragonare l'energia gravitazionale con l'energia termica. Non so se avete mai visto energia termica o energia interna. Qui ho preso una cosa sferica, quindi è per bimbi. Vabbè, quindi l'energia gravitante deve essere più grande dell'energia termica affinché possa creare l'inizio di una stella. Cioè non è che creo una stella, è che creo l'inizio di una stella. Allora, qui c'è un filmativo. Allora, questo che vedete, non è un processo, non è del tutto banale così, è un po' più complicato, no? Qui vedete una simulazione numerica di una, vedete che è una nube che nelle condizioni di una nube nucleare, va bene, che evolve, comincia a creare delle condensazioni su scala grande e poi via via, adesso dovreste vedere che ingrandisco, faccio uno zoom su una parte, dovrebbe succedere, ma non succede, perché dovrei zoomare su questa regione qui e condensare. Comunque vedreste queste regioni separatamente dalle altre che formano più frammenti e ognuno di questi frammenti poi alla fine diventa una, quella che si chiama protostella, va bene? Protostella. C'è un blocco anche del mio. Si è inchiodato tutto? Allora, tutto quello che c'è in giro nell'universo ha una proprietà che si chiama momento angolare, non va solo fin qua. Sta cambiando la scala. Ecco, vedete che poi ha cambiato la scala, scala più piccola, si concentra su una di quelle condensazioni che non sono ancora le stelle, vedete? Ecco, poi ecco qui. Poi queste piccole frammentazioni si frammentano perché, non so se avete visto la lezione, esiste un principio che si chiama conservazione del momento angolare. E il momento angolare si conserva e quindi vedete che hanno dei moti, queste sono le singole nuclei stellari, va bene, protostelle. E hanno dei moti perché semplicemente dovete conservare il momento angolare. Bene, quindi una cosa che ruota su scala grande, quando la portate su scala più piccola, ruota più in fretta. Vedete che si formano delle specie di, attorno a ognuna di queste condensazioni, si formano delle specie di dischi. Ecco, vedete quello che sta in mezzo. E queste sono le stelle, protostelle che si sono formate partendo da quella frazione di nube. Ok, scusate, adesso qua dietro perché mi viene male al collo. Allora, la protostella si forma una nube che irraggia energia. Allora, il Sole, il nostro Sole, è una stella, fortunatamente per noi, estremamente stabile. E vivrà per 10 miliardi. Vive perché al suo interno consuma energie tipo nucleare, cioè trasforma nuclei di idrogeno in nuclei di elio
e quindi questo, per la legge della relatività, consuma un certo tipo di massa che scompare e diventa energia, MC, va bene? Allora, però quando inizia, queste protostelle iniziano, non sono in queste condizioni, perché al centro di queste protostelle non hanno la densità sufficiente per innescare reazioni termonucleari. Continuano a contrarsi, però si contraggono su tempo abbastanza lungo, il tempo di contrazione intorno ai 100.000 anni, di nuovo un tempo molto rapido, può andare da 100.000 fino a 1.000.000 a seconda della massa. Allora, abbiamo visto da quella simulazione, quella era una vera simulazione, va bene? Cioè erano calcoli matematici, va bene? Cioè le leggi della gravità e della dinamica dei fluidi erano integrate con un calcolatore e quello era il risultato. Quindi non è una cosa artistica come quella che abbiamo visto prima per la supernova. La supernova era un'impressione artistica, non era una vera, non era un vero, non era frutto di un vero calcolo. Allora, abbiamo visto che in una situazione come quella si forma un disco di gas attorno, perché la protostella si forma in un ambiente molto ricco e la protostella per sé, avendo un campo gravitazionale, attira la materia che sta attorno, va bene? Questa materia che sta attorno, come tutto in questo universo, ha un momento angolare, va bene? C'è un momento angolare, cioè ruota, va bene? Il momento angolare è una cosa difficile da eliminare, perché si conserva. Voi avete visto le leggi di Keplero, no? Le leggi di Keplero gli disse che la velocità areolare è costante. Questo perché la velocità areolare è costante? Perché il momento angolare è costante. Va bene? Quindi i pianeti che sono più lontani dal Sole ruotano più lentamente, mentre i pianeti che sono vicini devono ruotare più freddo perché devono conservare il momento angolare. E questo che succede anche qui. Ecco, credo che voi abbiate visto sotto, o qui non so, qua, c'è questa cosa, se mi fate girare il... questa legge qui vi dice che la velocità di rotazione, se applicate alle leggi di Keplero, questa è una legge di Keplero, vi dice che la forza di gravità su una massa M è uguale alla forza centrifuga, va bene? E se risolvete per la velocità, vedete che più il raggio è piccolo, più la velocità deve essere grande. Quindi se voi fate girare questa cosa qui, alla fine la cosa si appiattisce, no? Non è proprio la stessa cosa, no? Perché qui non c'è una gravità, ma c'è una sbarra verticale. Ma facendo girare questo in fretta, cosa che c'è anche sotto, e quindi succede la polvere e il gas che cade sulla stella, avendo una accelerazione gravitazionale, più si avvicina, più si appiattisce, e forma un disco. Forma un disco di accrescimento, si chiama disco di accrescimento. Quindi partiamo da una nube fredda e scura, golasso gravitazionale, formazione di una protostella con un disco di accrescimento, va bene? Che è una cosa, è un disco piatto, va bene? Allora adesso possiamo anticipare che di lì verranno i pianeti verranno fuori da questo disco, va bene? Che si raffredda, è composto di gas e di polveri. Allora questo disco si raffredda e raffredda, adesso vediamo quel processo, dà origine poi alla formazione dei pianeti, che sono tutti sullo stesso piano, va bene? Perché originano da un disco. Vedete, qui ci sono dei tempi, qui ci sono, vedete che qui adesso discuterò molto in fretta questo problema, cioè il mio lavoro è su questo problema qui, cioè la formazione di questi centri. Andrò un po' velocemente, se no non finisco in tempo. Abbiamo un altro filmatino qui, dove fa vedere che si formano dei getti, quindi il nostro Sole in una fase iniziale aveva queste strutture a forma di getti. Questo è di nuovo un'impressione artistica, va bene? Vedete le polveri che formano un disco, sì, questa è la stella, la protostella che emette queste strutture che sono osservate e si pensa che siano delle strutture che mantengono in vita, attraverso la loro pressione, la nube molecolare stessa, se no se fosse lasciata a se stessa durerebbe abbastanza di meno di quanto durerebbe. Quindi questa fase è tutto quanto nella fase dei primi 100.000 milioni di anni della vita di una stella.
In questo caso l'oggetto centrale non si chiama ancora stella, ma si chiama protostella. E brilla perché sta contraendosi e la luce viene fuori dall'energia termica che ha, perché è calda e quindi emette perché è calda. E se andiamo avanti, vabbè, questa la posso saltare. Ecco, adesso a questo punto facciamo questa nostra parentesi. Come facciamo a avere tutte le informazioni sulle densità, sulle temperature, su come è composto, come sono composte le stelle oppure il pianeta, il disco di accrescimento che sta attorno? Noi abbiamo dei dati, conosciamo velocità, densità, temperatura, va bene, di tutte queste situazioni che noi riusciamo a osservare attraverso i telescopi. Va bene? I telescopi ci forniscono delle informazioni. E i telescopi funzionano perché ricevono luce. Allora, la luce noi la riceviamo, guardiamo, però la dobbiamo trattare per poter capire che informazioni c'è. Praticamente le uniche informazioni che abbiamo lì sono appunto il fatto che le guardiamo. Non possiamo andare lì e mettere un misuratore, un termometro, va bene? Perché sono lontane 300 anni luce, quindi non ce la facciamo. Allora, dobbiamo basarci sullo spettro della radiazione. Voi avete visto forse a lezione che cos'è lo spettro della radiazione, se fate passare l'arcobaleno, va bene? L'arcobaleno è lo spettro della luce solare. Questo è l'arcobaleno di una lampada incandescenza di quelle vecchie. Vedete che è uno spettro che va dal blu fino al rosso, questo è l'intervallo ottico, perché noi traduciamo nel nostro cervello la radiazione di quella lunghezza d'onda o blu, o giallo, o verde, o rosso, va bene? Cioè la nostra interpretazione non è che è blu, noi la vediamo blu, siamo d'accordo, e noi abbiamo l'occhio sensibile alle radiazioni della nostra stella, perché non funziona, va bene? Se avessimo l'occhio sensibile all'ultravioletto siamo parati, va bene, non vediamo niente, siamo d'accordo? Quindi il nostro occhio è sensibile a un intervallo di lunghezza d'onda che è quello che ci arriva sulla Terra dalla nostra stella. E in realtà è di più, è una parte di quello che arriva sulla Terra dalla nostra stella, ma è quello che la nostra atmosfera lascia entrare, perché la nostra atmosfera taglia l'ultravioletto per fortuna e taglia l'infrarosso, va bene? E le altre lunghezze, tranne il radio, va bene? Quindi abbiamo questa sensibilità, questo è uno spettro, va bene? Qui ci sono le lunghezze d'onda più corte, qui ci sono le lunghezze d'onda più lunghe. Sapete che io parlo di lunghezza d'onda perché la luce è un'onda, che quindi ha una lunghezza d'onda. Ecco, questo invece è uno spettro diverso da questo. Vedete che questo è un vario in continuità tra il blu e il rosso, mentre questo no, ha delle strutture più evidenti. Questa è una lampada a vapore di mercurio. Ha delle strutture più evidenti che si chiamano righe spettrali, va bene? Righe spettrali. Allora, perché ci sono le righe spettrali e perché noi interessano le righe spettrali? Allora, ci interessano perché l'atomo è formato, questo forse credo che sia già, da un nucleo e da gli elettroni che stanno attorno. Allora, è possibile emettere luce perché un elettrone sta in un binario di energia ben preciso, in una situazione normale. In una situazione anormale, cioè non so, l'atomo sbatte contro un altro atomo, può succedere che il nostro elettrone passa da uno suo stato normale di energia a uno stato diverso, un binario che sta un po' più in là. Allora, non ci sta tanto bene su quel binario che sta un po' più in là, sta lì un po' e poi ritorna dove era prima. Ma ritornando dove era prima emette un fotone, va bene? Che ha una ben precisa lunghezza d'onda. Allora, perché faccio un altro parere? Perché gli elettroni stanno su questi binari attorno all'atomo? Sono obbligati a stare lì, perché se non fosse così, gli elettroni, essendo accelerati, perché stanno ruotando una forza di accelerazione, cioè l'accelerazione centrifuga, dovrebbero emettere radiazione, perché ogni carica accelerata emette radiazione, va bene? Allora la domanda che si sono fatte quelli che hanno elaborato la teoria atomica: perché gli elettroni non cadono nel nucleo? Perché emettendo radiazione perdono energia, quindi alla fine dovrebbero cadere tutti nel nucleo, quindi l'atomo non potrebbe esistere. Allora, in realtà ci sono questi binari, cioè lo spazio
a queste dimensioni minuscole, a livello atomico, ha dei binari di energia, va bene? L'energia è discreta. E quindi noi vediamo quanti discreti, si chiamano quanti questi fotoni emessi, e ogni elemento chimico ha una serie di quanti, cioè di lunghezze d'onda ben definite, note e studiate in laboratorio. Va bene? Questo, per esempio, sono le transizioni dell'idrogeno. Questo è evidente. Quindi quando io guardo un oggetto e vedo queste, nello spettro vedo queste righe o nere o più luminose, questo adesso poi vediamo perché, allora so che c'è idrogeno su quell'elemento. Quanto grandi, quanto importanti sono, quanto vanno giù queste righe o vanno su, se sono in emissione, ci dice quanto ce n'è, va bene? Ci dice quanto ce n'è, ci dice quanto è la materia emittente, sappiamo quanta massa che è. Va bene, queste si chiamano leggi di Kirchhoff, va bene, noi abbiamo una stella, questa stella fa passare la sua luce attraverso una nube, se questa nube è più fredda della stella, io vedo delle righe nere, cioè quelle transizioni sono scure. Se invece questa nube è più calda di questo oggetto, vedo le stesse righe, le vedo più luminose del continuo. Se invece la luce passa attraverso un prisma, vedo solo il continuo. E se guardo solo questa nube, per esempio le nube molecolari, vedo delle righe come queste. Le stesse righe che vedo qui in assorbimento, si dice, quando sono scure, le vedo in emissione quando sono che sono esattamente queste che abbiamo visto per i vapori di mercurio. Queste sono righe in emissione e ci dicono che questo è mercurio perché ha una riga a 577 nanometri, ne ha un'altra a 546 nanometri, ne ha un'altra a 446 nanometri, vuol dire 10 alla meno 9 metri. Va bene? Ok. Allora, andiamo a vedere un attimo. Più avanti. Quindi, di qui io riesco a capire com'è la densità dell'oggetto che sto parlando. Questa è la nebulosa di Orione, come abbiamo visto prima, no? Ecco, questo è lo spettro di Orione. Questo è lo spettro fatto in un modo, questo è lo spettro fatto come abbiamo visto prima. Vedete che qui ci sono tante strutture più luminose. Ognuna di queste strutture è nota a essere emissione dell'ossigeno, dell'azoto, questo qui non riesco bene a leggere cosa c'è scritto, questo invece è l'argon, questo è qualcos'altro, questo è un altro ossigeno, questo è un zolfo, va bene? Quindi si leggono non solo le temperature, le densità, ma si leggono anche gli elementi che stanno emettendo, va bene? Quindi noi sappiamo che ci sono elementi che si chiamano metalli. Cioè, tutto quello che non è ossigeno, che non è idrogeno e elio si chiama metalli. Per esempio lo zolfo è un metallo, ma anche se in realtà chimicamente non è un metallo, ma in astrofisica si chiama metallo. Va bene? E vedete, queste sono righe di emissione, a seconda della loro altezza io riesco a dedurre la densità, la temperatura e la velocità, perché se sono spostate rispetto alla loro posizione nota, cosa vuol dire se sono spostate? C'è un effetto che sposta le onde a seconda, se io aumento la frequenza del suono. Da cosa può essere causato questo? Da un moto, cioè quello che si chiama effetto Doppler, va bene? Quindi queste righe le vedo girare di più, cioè se questi sono dovuti a un gas in moto, io vedo queste righe che non sono nel posto dove dovrebbero essere, va bene? Quindi le informazioni le ottengo dalla luce, da come è fatta la luce. Ok, allora io vado avanti fino alla fine e poi fatemi domande dopo. Allora, questi gas e queste polveri, adesso torniamo indietro. Abbiamo visto che si forma un disco di accrescimento, questo disco è formato da gas e da polveri, col tempo si raffredda, col tempo non diventa più grande perché il gas si consuma, va bene, ne cade un po' e poi non ce n'è più. Allora si forma questo disco di gas e di polvere sempre più fredde e queste cose, queste strutture, questi gas e polveri, sono dei granelli di polvere, incominciano per effetto gravitazionale ad aggregarsi. Va bene? Adesso qui dovrei avere un filmato,
che vi rende l'idea di come, come si origina. Ora si incominciano a formare delle, si chiamano planetesimi, cioè delle strutture un po' più dense, un po' più grandi, e queste qui attirano, c'è uno che parla, vi dice quello che sto dicendo, va bene? Quindi si formano dei, all'inizio dei nuclei, poi, poi sono attratti da altri nuclei gravitazionalmente, va bene? E quindi si incominciano a sbattere contro, si agglomerano, ecco qui, vedete cosa succede. Quindi è fatto in maniera da capirsi, no? Questa è la stella, la protostella. Comincia ad esserci un vento stellare, questo qua, analogo al nostro vento solare, ma direi molto più intenso. Quindi la zona vicina viene spazzata via dai gas leggeri, rimangono solo le cose più pesanti, per quello che i pianeti rocciosi sono quelli più vicini, mentre i pianeti gassosi sono più in là. Allora vedete che si formano queste strutture, questo è sempre una cosa artistica, va bene? Non è osservazione, non è neanche simulazione. Ecco, vedete, si incominciano a appiccicare strutture più piccole intorno a strutture più grandi e va avanti per un certo periodo di tempo, centinaia di milioni di anni, e poi alla fine si formano i pianeti che stanno ruotano tutti nello stesso senso, stanno tutti sullo stesso piano, quelli più rocciosi sono nella parte interna e quelli gassosi sono nella parte esterna per via del vento, no? Anche la Terra ha seguito lo stesso principio, lo stesso processo, ha avuto eventi abbastanza tragici, non c'era nessuno a guardare. Comunque a un certo punto la Terra si è scontrata con un altro pianeta di dimensioni di Marte, dall'urto si è creata la Luna. Questa è la teoria nota, anche perché ci sono state questo urto, questo pianeta, non mi ricordo come viene chiamato questo pianeta, che genera un'emissione di massa che praticamente quasi distrugge la Terra, ma questa emissione di massa si condensa per formare la Luna. Adesso poi andrò poi a dire un attimo, finendo il discorso, che vantaggio noi abbiamo da avere la Luna. Cioè noi abbiamo una serie di vantaggi non banali. Una serie di vantaggi non banali. Poi ci sono stati dei processi di raffreddamento, perché tutto era estremamente caldo. C'è stato un processo di arricchimento di acqua, perché l'acqua originale era solo una frazione dell'acqua che è presente adesso sulla Terra. In realtà l'acqua mancante si pensa sia venuta da comete, cioè comete hanno portato l'acqua mancante, perché se si fanno i conti dell'abbondanza degli elementi iniziali che si vedono, si sa quanto è l'abbondanza, e si va a vedere c'è più acqua di quanto ci dovrebbe essere, va bene? Allora si pensa che l'acqua che c'è in più sia venuta da comete. La parte interna della Terra ha una struttura che è una struttura estremamente calda, quindi fusa e composta di metalli, cioè ferro, nickel, va bene, essenzialmente, che ruota. Questa rotazione di questa struttura metallica che contiene dei ferromagneti genera un campo magnetico terrestre. Sapete che esiste un campo magnetico terrestre, sto andando un po' in fretta così riusciamo a arrivare dopo alla situazione finale. Si forma un campo magnetico terrestre che è fondamentale. Marte non ha un campo magnetico di questo tipo, quindi Marte è investito dal vento solare che ha degli effetti non banali, mentre la Terra è protetta dal vento solare, dal campo magnetico. Cos'altro dire? Allora, raffreddamento di tutto questo, quindi dopo che si è raffreddata opportunamente, la Terra da 4 miliardi di anni ha cominciato da circa 4 miliardi di anni rotti, ha incominciato a essere raffreddata e quindi a ospitare elementi di vita elementare.
Beh, questo sta dicendo quello che dico io. La parte esterna, la crosta, è la parte più ricca di carbonio, diciamo le rocce, diciamo, granite, eccetera. La parte più interna, la parte fusa, invece, è più ricca di metalli. Adesso andiamo avanti un attimo. Qui continua il finale, comunque vi ridice quello che vi ho detto io, del contributo delle comete. Chi è stato prima ha visto la nube di Oort, non so chi di voi è stato qui, esiste una nube di Oort all'esterno del nostro sistema solare da cui ogni tanto parte una cometa, perché queste protocomete si urtano tra di loro e qualcuna viene proiettata verso l'interno del sistema solare e cade. All'inizio, essendo tutto molto più ricco, le cadute di comete erano molto più frequenti di quanto non siano adesso, per fortuna. Va bene? E quindi vedete che quello che vedete qui è tutta l'acqua della Terra, non si vede benissimo, proprio di quella bolla cresta che vedete che sta, quella tutta la bolla che contiene tutta l'acqua. Va bene, quindi adesso andiamo avanti. Allora, finisco con un paio di slide. Allora, abbiamo visto, chi è stato qui prima ha visto che esiste una distanza tipica da una stella, che dipende dal tipo di stella, una distanza tipica in cui l'acqua su un pianeta è allo stato liquido. Allora, questo è l'elemento fondamentale. Quindi quando si dice zona di abitabilità è la zona in cui l'acqua è allo stato liquido. Va bene? Quindi la temperatura compresa tra i 0 e i 100 gradi. Questa zona varia al variare del tipo di stella che c'è. Se è una stella gigante, una gigante blu, allora questa zona è molto più lontana. Se è una stella nana, la zona è molto più vicina. Comunque, questa non è però l'unica condizione. Perché ci sia una vita complessa, allora noi abbiamo visto che ci sono 100 miliardi di stelle nella nostra galassia, ci sono 100 miliardi di galassie in giro sull'universo, quindi la probabilità di trovare un'altra Terra è abbastanza, cioè è relativamente piccola, ma tenete conto del numero enorme di possibilità, è altamente possibile che ci sia un pianeta gemello della Terra, no? Però deve essere gemello in tante condizioni, non solo nella distanza dalla stella, non solo nella massa giusta, non solo nella quantità di acqua giusta, ma anche in altre cose. Prima di tutto la stella non può essere una stella gigante blu, perché la gigante blu dura troppo poco, va bene? Quindi non c'è tempo per sviluppare la vita. La gigante blu dura 100 milioni di anni, siamo. Quindi deve essere una stella come il Sole. Quindi bisogna già escludere stella simile al Sole, insomma, di una massa solare, due masse solari, ma non tanto diverse. Perché deve essere stabile per tanti miliardi di anni, perché la vita per svilupparsi ci ha messo miliardi di anni. Deve avere un vicino grosso come Giove che protegge il pianeta dagli impatti di asteroidi, se no ci arriva un asteroide sulla testa ogni 100 anni e siamo parati di nuovo, va bene? Quindi Giove ha questa funzione, tiene gli asteroidi lontani dalle orbite interne e li mantiene tra Giove e Marte. Deve essere lontana da stelle che possono diventare supernove, quindi noi non possiamo stare al centro della galassia dove ci sono tante stelle, perché ci una vicina ci scoppia come supernove e siamo parati, va bene? Quindi ecco, deve essere posizionato in zona delle galassie che sono ricche di metalli, va bene? Perché noi abbiamo all'interno del nostro corpo carbonio e ferro, quindi dobbiamo essere originati dal nostro materiale che compone il nostro corpo è stato processato all'interno di altre stelle, perché all'universo originale c'è idrogeno, un po' d'elio, un po' di litio e non perché tutto il resto è stato sintetizzato nelle stelle, quindi dobbiamo essere in zone come la nostra, va bene? Che non è troppo periferica ma non è neanche troppo centrale. Di avere un nucleo metallico fuso per avere un campo magnetico che ci protegge dal vento solare.
devi avere un grande satellite vicino per stabilizzare la rotazione. Cioè la rotazione nostra è di un giorno, no? Ma è un giorno perché c'è la Luna, va bene? Perché se non ci fosse la Luna sarebbe molto più rapida. Il giorno durerebbe molto di meno e quindi e sarebbe instabile, va bene? Cioè l'asse, sapete già che il nostro asse di rotazione ha delle precessioni, no? Anche il polo magnetico ha delle variazioni. Sarebbero molto più rapide, cosa che non va bene. Giusta quantità di acqua, carbonio. Allora, la Terra, se non ci fosse l'effetto serra, la Terra sarebbe a una temperatura di meno 20 gradi. Cioè, se semplicemente si riscaldasse dalla luce che arriva dal Sole, la calore del Sole, sarebbe molto fredda. Per fortuna c'è l'effetto serra. L'effetto serra è stato causato da vulcani. I vulcani hanno immesso gas serra, come l'energia carbonica, all'interno dell'atmosfera, perché quindi la nostra temperatura è più alta di quella che sarebbe normale. Abbastanza ossigeno. L'inclinazione deve essere limitata, cioè l'asse di rotazione deve essere abbastanza perpendicolare al piano dell'eclittica, altrimenti avremmo delle stagioni estreme. Cioè si passerebbe, non so, da un inverno freddissimo a un'estate freddissima, cosa che non succede. Allora, quindi vediamo, per avere una vita come noi la pensiamo di un organismo complesso, non è così banale, va bene? Non basta essere a distanza giusta. Va bene, qui c'è di nuovo chi è stato prima, vede che il sistema Kepler-22 è nella distanza giusta, però non sappiamo niente di più, è un pianeta molto più grande della Terra. Questo non è così grave, no? Perché l'attrazione gravitazionale, sapete che è dovuta alla massa ma anche al raggio, va bene? Quindi è un rapporto della massa sul raggio quadrato. Quindi può succedere che G, che noi sappiamo essere 980 metri al secondo quadrato, possa essere simile anche sulla superficie di un pianeta che è più grande del nostro. Vabbè, queste sono le condizioni e adesso sono riassunte tutte in questa slide. Qui tutte le condizioni per avere una vita a livello complesso, va bene? Non un microorganismo che sta vicino al vulcano, ma che è grosso, va bene? Ok, io direi che è finito. Va bene, grazie. È uscito sull'Astrophysical Journal che hanno scoperto l'ennesimo pianeta extrasolare, la caratteristica che è 14 anni luce, quindi forse il Wolf 1601 visto. Ha le condizioni giuste? Non lo possiamo sapere questo, perché bisogna vedere tutte queste condizioni. 14 anni luce è vicinissimo. La stella più vicina è a 4 e rotti anni luce, è vicinissimo, però il problema serio è arrivare a 14 anni luce. Cioè, qui si apre un altro discorso che riguarda come si fa a viaggiare tra una distanza e un'altra. Allora, riprendo la domanda sua, no? Cioè, come facciamo a sapere quanto è grande il Kepler 22 oppure quanto è grande questo? Ci sono le leggi della fisica, cioè le leggi della fisica si applicano sia sulla Terra che in tutto l'universo, per cui quello che succede, ci sono diversi modi per capire di che cosa si tratta, cioè leggi di Keplero, leggi della radiazione luminosa, quelle righe che si osservano. Da una stella io vedo quelle righe lì. Se quelle righe lì si spostano, io so che c'è una velocità coinvolta. Bene. Allora, quando c'è un pianeta che ruota vicino a una stella, però non è eclisse, perché non è sullo stesso piano che noi stiamo guardando. Quindi noi lo vediamo mai da sopra, no? Gira così e la stella è qua. Causa delle variazioni delle velocità sulla stella, che sono dell'ordine dei
centimetri, metri al secondo, va bene? Cioè sono delle variazioni piccolissime, però quelle righe che emette la stella, anziché assorbe la stella, sono nere, si spostano di pochissimo. Però basta quello per riuscire a determinare la velocità di spostamento della stella, che si sposta di pochissimo, cioè ha delle velocità minuscole. Allora, dalle leggi di Keplero della fisica sappiamo quanto è il periodo di questo, quindi conosciamo, riusciamo a risalire alla massa dell'oggetto che è stato nella distanza. Va bene? Allora, possiamo dire, se è una massa come Giove, abbiamo un pianeta come Giove che sta a una certa distanza dalla stella. Va bene? Chiaramente se fosse una Terra sarebbe più difficile perché le velocità indotte sono molto più piccole. L'altra possibilità è quella del transit, cioè io sono combinazione, sto nello stesso piano, vedo il pianeta che passa davanti, non vedo, vedo l'ombra del pianeta che passa davanti, con una certa periodicità, e lì faccio le mie. La durata di questa eclisse, riesco a dire quanto è grande questo pianeta. Però non si vede il pianeta direttamente, cioè Kepler 22 non lo guardo io, perché non si può, va bene? Si potrà forse in futuro, quando saranno lanciate le missioni spaziali più grandi di Kepler, diciamo, allora sarà possibile, oscurando la stella con un cronografo, diciamo, cercare di vedere direttamente la luce del pianeta. Allora, se io riuscissi a vedere direttamente la luce del pianeta, potrei fare uno spettro della luce del pianeta e potrei vedere che tipo di gas compone l'atmosfera del pianeta. E quindi potrei dire come è fatto. Però è molto difficile questo, perché le stelle sono molto luminose, i pianeti diventano poco. E se sono vicini, come la Terra al Sole, relativamente vicine, sono fantastici. Sono altre domande? Prego. Come si chiama la stella più grande che conosciamo? Beh, se non si chiama Aldebaran, non so, la stella più grande Aldebaran. Mm. Da qualche parte ho un'immagine. Una gigante rossa, un pare anche una gigante rossa, una stella, un gigante blu. Hanno decine di masse solari disperse. Allora, le giganti blu e le giganti rosse si chiamano giganti, ma sono cose totalmente diverse. Allora, la gigante blu è una stella gigante, giovane, va bene, di alta temperatura. La gigante rossa è una stella come il Sole, o qualcosa del genere, o più grande del Sole, nel caso di Antares, che si espande alla fine della sua vita. Va bene? Quindi quindi le stelle più grandi sono delle giganti rosse e giganti blu, che hanno masse, giganti rosse come dimensioni fisiche, le giganti blu come massa, va bene? Non so se mi spiego. Allora, la massa può arrivare a 30, 40, 50, 100 masse solari, va bene? Possono essere masse più grandi, solo che le leggi della fisica poi ci danno dei problemi capire se possono essere estratti. Comunque, tornando al discorso, allargo un attimo sul discorso. Allora, le protostelle che abbiamo visto qui durano 5-10 alla 6 anni, poi a un certo punto la temperatura centrale arriva alla temperatura giusta, cioè sono 100 milioni di gradi, diciamo, della stella, diciamo, diversi milioni di gradi, con una densità molto grande. Si innescono le reazioni termonucleari e si dice che la stella diventa di sequenza principale, cioè si chiama una stella nella sua situazione standard, che sta lì per, non so, abbiamo visto 5-10 miliardi di anni, e poi diventa, o esplode come supernova, o diventa una gigante rossa come diventa la Terra. La massa della Terra sarà sempre una massa solare, però le sue dimensioni fisiche arriveranno all'orbita terrestre, quindi volevo dire una cosa: se vuoi vederla, la stella più grande, il Aldebaran, la puoi vedere visivamente anche, cioè a occhio nudo si vede, la trovi nella costellazione del Toro, è l'occhio del Toro,
e si vede bella rossa, e si chiama Aldebaran perché vuol dire l'inseguitore, perché se tu osservi il movimento del cielo, Aldebaran sembra inseguire le Pleiadi, che sono invece un gruppo di stelle che si avvicinano, sono le altre, sono le stelle blu, di colore blu, quindi sono in due fasi diverse della loro vita. Sì, lei sa molto più di me su questo tema, quindi chiede. Dunque, Aldebaran, cosa stavo dicendo? Abbiamo un'altra domanda, poi vedete. Ah, scusate, no, è quello che ho visto. Le stelle in genere, anche osservate da un strumento come un telescopio gigante di 10 metri, sono dei puntini, non hanno dimensione. Aldebaran credo che sia, o non so se è Leo Antares, o Betelgeuse, che sta sempre in Orione, si vedono, cioè sono risolti, sono, cioè un telescopio grande le vede proprio nella sua dimensione. Mentre in genere le stelle sono punti anche, viste come telescopi giganti, sono sempre punti. Allora, se hai un'altra domanda? Ok. Se non ci sono domande, ringraziamo il professore.